si dovrebbe votare ad aprile come stabilito, ecco. Però sembra che anche aprile slitta così. Ma speriamo di no, perché se dovesse slittare purtroppo dobbiamo prendere atto del perdurare di questa pandemia che sta penalizzando in maniera forte tutto il mondo e l'Italia, e in particolare la Calabria per le sue ataviche problematiche. Io mi auguro invece che si possa votare ad aprile, quindi, anche perché è opportuno che la Calabria abbia un governo stabile e poter dare delle risposte serie al territorio. Anche perché questo territorio, diciamo, la Calabria ne ha bisogno. Purtroppo sì, era l'anno 2020 è stato purtroppo segnato da tutta una serie di eventi spiacevoli, e in particolare con la perdita della gara Iole Santelli, che molto stava facendo per la Calabria e sicuramente poteva dare un forte contributo, e lo avevamo percepito nei primi mesi della consiliatura. Purtroppo il destino ha voluto così, dobbiamo guardare avanti, e quindi se mi auguro che si possa votare ad aprile e poter ridare nuovamente un governo alla Calabria e ai calabresi per affrontare le ataviche problematiche che affliggono questa terra. Ecco, ci sono tanti cittadini diciamo, che hanno perso la fiducia nella politica. Ecco, c'è stato qualche sbaglio, diciamo, sia a destra che a sinistra, in questo che non si dà più fiducia alla politica? Ma purtroppo assistiamo in ogni tornata elettorale assistiamo ad una disaffezione da parte degli elettori, con il calo dei partecipanti alle competizioni. Questo è un segnale, è un segnale negativo che purtroppo affligge la politica. Mi rendo conto che le aspettative della gente sono tantissime, poi stiamo attraversando un periodo bruttissimo, e quindi mi rendo conto che non è facile dare delle risposte. Per questo ritengo che la politica si debba ritornare subito al voto per dare un governo stabile, per cercare di affrontare in maniera forte i problemi che affliggono questa terra, e nella speranza di ridare nuovamente speranza e fiducia agli elettori dell'operato della politica.